Salvatore, cosa crea l'aria condizionata e cosa crea l'aria della natura? Quali sono i benefici o le cose negative che apportano? Noi sappiamo benissimo che la natura crea a livello di creazione di qualsiasi forma vivente, dal minerale al divino, la crea attraverso un'opera divina. L'uomo che vuole imitare Dio crea delle cose alterate, cose che non stanno né in cielo né in terra, e loro passano, la passano come creazione. Per esempio, nel limone c'è l'acido citrico, nel limone ci sono vitamine, nella buccia del limone ci sono sostanze alcoliche, ci sono sostanze che connesse con tutto il limone formano qualcosa di importante e di particolare. Beh, se io mangio un limone con tutta la buccia, lo prendo dalla natura, cioè dall'albero, che è connesso con la natura e la natura gli dà qualsiasi sostentamento, allora dentro il mio corpo il limone non diventa acido, ma diventa alcalino, perché è tutto il suo composto. Ma se io prendo il limone soltanto come succo, e ne prendo una dose abbastanza forte, questo mi scioglie il calcio delle ossa, cioè mi fa male invece di farmi bene, cioè rimane in un certo senso acido. Quindi quando io prendo per esempio delle uova e li copro di succo di limone, il limone si mangia il calcio delle uova e diventa farinoso. Fino si scioglie, fino alla decadenza di microparticelle. Le multinazionali che creano l'acido citrico, se tu lo prendi, ti ammazza. Se tu prendi l'acido citrico del limone integro, tu non ti ammazza, tu ti salvi la vita. Ora, la differenza tra la natura che crea e l'uomo che crea, è come se tu bevi, per esempio, mangi che so, un mango, mangi un ananas, mangi una pera, un'albicocca, mangi un coso lì, una pesca. Nella pesca tu hai delle sostanze nutritive, ma hai pure l'acqua di coltura. Quest'acqua di coltura fa sì che tu non hai bisogno di bere acqua normale. L'acqua normale serve per altre cose. Quello che dà invece la scienza non è acqua di coltura, non viene presa, bisognerebbe bere solo questa. Tutte le altre acque che danno sono acque normali prese dal rubinetto, come diceva Lubrano, e non fanno del bene. Loro dicono che sciolgono, non sciolgono e quello e quell'altro. No, la natura fa tutto quello che deve fare. Noi, mi hai fatto tutta la domanda dell'aria e dei condizionatori d'aria. Perfetto. Vedi, se qua dentro, dove stiamo adesso per fare questo video, io apro la finestra, per adesso è chiusa,
per evitare il troppo vento, che possa nuocere, diciamo, il suono della mia voce. Ma se apro questa finestra e mi metto in questo modo, oddio mio, che bello, che aria! Posso respirare. Cosa succede? Quello che nessuno dice, o nessuno sa, o nessuno vuol dire. Io non so quale sia la verità di quello che sto dicendo. Nessuno sa, nessuno vuol dire, o nessuno crede. Beh, il vento, chi conosce la voce del vento? Il vento parla, il vento che viene da molto lontano e porta informazioni. Da miliardi di anni il vento circonda tutto il nostro pianeta Terra, va da tutte le parti, dico tutte, e prende tutte le informazioni che vengono captate attraverso frequenze. Quindi il vento sa, il vento comunica alle piante, il vento comunica alle pietre, il vento comunica agli animali. Chi conosce la voce del vento? Diceva la straniera. Io, disse una volta. Cioè, questo vento parla ed è ascoltato da chi si ascolta. Le piante ascoltano, le piante comunicano, le piante parlano. È inutile che io faccia un esempio di questo, che già l'ho fatto in altri video. Ma le piante vedono più di noi, conoscono più di noi, ricordano più di noi. Noi non distinguiamo una persona oggi che, per esempio, si simula una uccisione, la pianta sviene, trattata con detector, sviene. Quando si toglie tutto quanto, poi la pianta si risveglia e ritorna normale. Dopo un mese fanno passare diverse persone davanti alla pianta, sempre col detector inserito nelle foglie, e non succede niente. Passa quello che allora ha finto di sparare, che ha sparato, cioè l'assassino, appena la pianta lo vede, sviene. Un essere umano non riconosce neanche se stesso dopo 5 minuti. La pianta ha riconosciuto quell'essere che lei reputava un assassino ed è svenuta dopo un mese. Quindi questi esseri che noi diciamo che non si muovono, che non ascoltano, che non hanno parola, che non capiscono, che nascono chissà perché nascono. Nascono come nasce tutto quanto, per volontà di Dio, perché tutti contengono il potere del Padre, l'amore del Figlio e la conoscenza e l'informazione dello Spirito Santo. Cioè tutto è inserito nei piccole particelle elementari, che poi formano gli atomi, formano le cellule, formano i soli, formano le galassie, formano tutto quanto, perché tutto è vivente, tutto è cosciente, consapevole. Ora il vento ti dà la possibilità di poterti rinfrescare con questa calura di 42 gradi, ti dà una gioia d'essere. Tu senti la mattina che esce, c'è quell'arietta ventilata che ti dona vitalità, energia, ti riprende dalla calura. Beh, se tu ti metti l'aria condizionata qua dentro, che purtroppo c'è, e l'accende, ti fa vento. Dopo 5 minuti stai male. Col tempo ti puoi prendere una broncopolmonite. Puoi avere febbre, puoi avere vomito. Insomma, non puoi stare bene. Ti devi coprire per evitare che il vento, cioè che l'aria fredda ti arrivi direttamente. C'è la stessa aria? No, non è la stessa. Questa è artificiale, creata chissà come. Quella te la dà la vita, la natura, te la dà Dio.
perché noi siamo figli di Dio. Ecco dove sta la differenza. Questa non parla, questa non ha informazione di miliardi di aeoni, di miliardi di anni. Quella ce l'ha. E quindi quando ti tocca, ti sa come accarezzarti, sa come nutrirti, sa come informarti, perché vuole informare. Come dare sollievo. Come dare sollievo. Insomma, è una cosa molto bella. Come tu prendi un frutto è bellissimo, ma se tu prendi una bottiglietta di pera dove ci sono i veleni, ti ammazzaste, hai ucciso il bambino. Quindi la differenza tra la natura, il vento o tutte le altre quattro forme elementari che è aria, acqua, terra e fuoco sono fatte, noi siamo fatti con questi quattro elementi e con gli elementi ancora superiori che hanno a che fare con il nostro corpo sottile. Quindi siamo adattabili alla natura. Siamo in armonia con la natura. Queste cose nessuno te le dice, perché nessuno le sa. Perché le devo sapere io che leggo solo Tex Willer? Se ci sia qualcuno che mi dice che non è vero, me lo dimostri. Come io sto dimostrando tecnicamente e psicologicamente come sono le cose, come stanno. Non è la stessa cosa che tu prendi una banana del mio bananeto, piccola, la mangi ed è dolcissima come il miele. Viene dall'India, che la prendono, che già sono come il legno, gli dai martellate e non si rompono, li mette in una stiva di una nave, la porti in centri di smistamento, loro le mettono nelle celle frigorifere, gli bruttano il veleno per farle maturare e poi te li danno a mangiare e te danno a mangiare veleno. Non è la stessa banana. La natura l'ha fatta uguale, ma noi l'abbiamo alterata. La banana, se tu vuoi mangiarla bene, vai in India e la mangi lì. La noce di cocco, se tu lo vuoi mangiare bene, quando è morbida, la massa di cocco la devi mangiare lì e mangi la gioia della vita, perché il tuo corpo eterico e il tuo corpo fisico si adattano a quel tipo di frequenze. Tu non vuoi mangiare una cosa di una frequenza particolare in quell'ambiente, la porti in un altro ambiente, che tu vivi in quell'altro ambiente con frequenze diverse. Le frequenze devono essere, perché la frutta noi la dobbiamo mangiare negli alberi che abbiamo e non negli altri alberi. Se la vogliamo mangiare dagli altri alberi, dobbiamo andare lì, dopo un mese che ci adattiamo, cominciamo a mangiare quella frutta. E allora è adattabile a noi, altrimenti no. Ci fa male. Sono frequenze diverse, è sole diverso. È qualcosa di diverso. Io non credo che il sole di Milano sia come il sole qua di Marsala. È lo stesso sole, la stessa frequenza che arriva, gli stessi raggi, eppure non è la stessa cosa. È così, l'aria condizionata la chiamiamo scondizionata, è l'aria naturale che ci apre le braccia e ci abbraccia e ci coccola e ci aiuta. Ed è quella soprattutto che non ci fa male. Ed è quella che non ci fa male.